Da Palazzo Storico a centro della creatività giovanile, l'edificio comunale in piazza Marconi a Bitonto diventerà presto una fucina per le idee dei ragazzi, dopo la sua trasformazione in Urban Center, inaugurato dal sindaco Michele Abbaticchio insieme al rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio. L'Urban Center di Bitonto è tra queste buone prassi, è l'unico Urban Center in questo momento che parte dopo un avviso pubblico di selezione di ragazzi che sono stati selezionati attraverso un unico criterio, che è quello oggettivo, cioè delle valutazioni del titolo di laurea, il loro curriculum, i loro titoli professionali. Diversi non sono neanche residenti a Bitonto, quindi a testimoniare l'oggettiva valutazione della commissione, ragazzi che hanno il compito di fare delle proposte concrete alla politica e di proporre anche delle visioni, delle idee e anche degli azzardi, perché se non si azzarda in una visione strategica di città, soprattutto in periodi come questo, probabilmente non si va da nessuna parte. Sono strutture che restituiscono alle città dei luoghi che vanno pienamente vissuti e vanno anche pienamente apprezzati. Se questo viene fatto rispettando la storia e rispettando le tradizioni, beh, questo diventa veramente un valore aggiunto. Per Bitonto un passo verso la candidatura dell'intera città metropolitana di Bari a capitale italiana dei giovani per il 2017. Tra i comuni metropolitani che hanno sostenuto questa candidatura grazie alle buone prassi messe in atto dalle politiche giovanili, 17 comuni su 41, c'è il comune di Bitonto, dal quale peraltro era partita l'idea lanciata a De Caro, che poi, bravo come al solito, ha saputo cogliere e mettere in rete un po' tutto con il consigliere delegato Giuseppe.